Non vuoi mica essere colui che si mangia l'ultima fetta di torta? Ma certo che sarebbe un vero peccato se rimanesse lì, senza nessuno che se la mangi. Un peccato. Se non ti prendessero. In realtà non me ne frega un cazzo. No, sarei dispiaciuta anch'io se non ti prendessero. Tanto si sa come va a finire, si sa che prenderai tu le parti più importanti. Ti chiamavano la scopatrice di uccelli alle superiori, mica perché ti piacessero gli animali. Senti, ma stasera sushi o preferisci pizza e film? Spero che dica pizza e film. L'ultima volta, per colpa di questa buzzicona, il proprietario del sushi ci aveva cacciate a calci in culo. E come film sceglierai sempre 50 sfumature di grigio. Ma poi senti, con Giacomo com'è andata? Ma ci siamo lasciati. Per forza, avevo trovato delle mutande di lino color nero sul letto. Color nero di lino. Perché il cotone le crea l'infiammazione, capito? Li brucia il culo. Claudia, Camilla, tocca a voi. Ma vaffanculo! Thank you.
Notizia principale. Ancora non si ha notizie sulla misteriosa scomparsa della famosa attrice Marianna Giovannetti. L'attrice, famosa per aver portato in scena numerosissimi film e performance, è sparita dalla circolazione. La polizia brancola nel buio, pensando all'unico movente del suicidio. L'umanità è cascata in un baratro, un circolo vizioso alla ricerca della perfezione. Una facciata perfetta, vita perfetta, lavoro perfetto, auto perfetta. La corsa contro il tempo per il raggiungimento di un successo effimero che esiste solo nella testa del superbo. Il voler essere individuati a tutti i costi, il sostituire specchi e bugie con i rapporti veri, porta l'individuo alla solitudine e all'insoddisfazione. Il superbo è un uomo falso che si adatta ad un mondo falso. Dovremmo gettare la maschera a favore dei rapporti umani e del reciproco aiuto. Voglio raccontarvi una storia. Una storia raccontata nei peggiori vicoli di Buenos Aires. La storia di una prostituta e del suo amore, un amore che l'amava
nel vero senso della parola. Prima c'era desiderio, poi passione e poi sospetto. Gelosia, rabbia, tradimento. Quando l'amore si dà al migliore offerente, non può esserci fiducia. E quando non c'è fiducia, non può esserci amore. La gelosia. Sì, la gelosia.